Ora dobbiamo calcolare l'angolo alfa nell'ipotesi di urto perfettamente anelastico, cioè i due oggetti rimangono attaccati e inoltre la velocità dopo l'urto è zero, perché tra le ipotesi c'era che il pendolo si doveva fermare, quindi VA' uguale a zero. In tutti gli urti si conserva sempre la quantità di moto totale del sistema. Questa equazione mi permetterà di ricavare la velocità con cui il pendolo arriva nel punto più basso, VA. Una volta che avrò ricavato questa velocità, con la conservazione dell'energia meccanica, so che questa energia cinetica con cui il pendolo arriva in basso era tutta energia potenziale gravitazionale, quindi calcolerò l'altezza a cui si trovava il pendolo e dall'altezza troverò l'angolo. Quindi ora calcoliamo questa velocità VA. La conservazione della quantità di moto significa che la quantità di moto all'inizio, prima dell'urto, è uguale alla quantità di moto dopo l'urto. Ma dopo l'urto la quantità di moto è zero, perché i due oggetti rimangono attaccati e fermi. Quindi un oggetto di massa 3m con velocità finale nulla. Invece la quantità di moto all'inizio è la somma delle due quantità di moto, del pendolo e del carrello. Il pendolo aveva massa m, il carrello massa doppia. Questa è la nostra incognita VA, la ricaviamo e risulta meno 2VB, quindi più 80 cm al secondo. Vuol dire che questo pendolo arriva in basso con 80 cm al secondo di velocità nel momento dell'impatto. Questo del resto è intuitivo, perché il pendolo ha massa metà del carrello e quindi deve avere la velocità doppia, quindi 80 cm al secondo rispetto al carrello, in modo tale che la quantità di moto del pendolo e del carrello siano uguali e opposte, così che dopo l'urto la quantità di moto totale rimane uguale a zero.